È partita in questi giorni la nuova campagna di Provita e Famiglia contro l'eutanasia e il suicidio assistito. Protagonisti dell'iniziativa una giovane anoressica, un ragazzo bullizzato, un'anziana con un tumore, una donna disabile. Tutti avranno la possibilità, se l'eutanasia dovesse essere legalizzata, di potersi uccidere. Il suicidio assistito, infatti, rappresenterebbe un pericolo per tutti, hanno dichiarato Antonio Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vicepresidente di Provita e Famiglia e del Congresso Mondiale delle Famiglie. Il rischio che il nuovo esecutivo giallorosso calpesti il diritto alla vita e alla autentica autodeterminazione è molto alto, hanno affermato. Tutti noi già sappiamo, il 24 settembre ci sarà la pronuncia della Consulta proprio sul tema del fine vita, quindi sull'eutanasia e sul suicidio assistito. La nostra campagna, la campagna di Provita e Famiglia, nasce con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione italiana su questo tema molto delicato. Crediamo che la legalizzazione dell'eutanasia e del suicidio assistito sia una sconfitta per tutta la società. Crediamo che lo Stato si debba fare garante di diritti e di libertà per tutte le persone sofferenti. Dovremmo farci tutti più prossimi alle persone malate e trovare la soluzione migliore per alleviare la sofferenza di queste persone che soffrono. Non dovremmo cercare di sopprimere il sofferente, ma piuttosto cercare di eliminare le sofferenze per queste persone. Ecco, per questo abbiamo lanciato questa campagna nazionale. Credo che questa dell'eutanasia sia proprio una sfida per tutti, anche una sfida per il nuovo governo. Sicuramente il primo step sarà la pronuncia della Consulta, e quello che chiediamo al nuovo governo è di fare attenzione alle persone più dimenticate, agli ultimi, di essere più accogliente, più vicino, più prossimo con coloro che sono i sofferenti. Ecco, di trovare anche le modalità che esistono, anche perché siamo nel 2019, la medicina ha fatto passi da giganti, di continuare a proseguire gli investimenti nel campo delle cure e delle terapie del dolore per fare in modo tale che le persone non soffrano, soprattutto nella parte terminale della loro vita, e possano scegliere e fare una scelta di libertà, che è la scelta di vita, scegliere di vivere. La campagna si sviluppa con una serie di manifesti denuncia a Roma e Milano e poi in altre città su tutto il territorio nazionale.